Vito Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Saluta anche me, Crimi. Il senatore Esposito. Saluti anche a Esposito. Ciao, ci ciao. Vediamo tutti i giorni. I rapporti sono così distesi. Come sono i rapporti con Crimi, che Stefano? sfiga. Ottimi. Ottimi. Un'ottima persona. Signor Crimi, conferma? Che io sono un'ottima persona, non No, posso che no, no, che i confermare. rapporti tra... Senta, signor Crimi, ieri lei Sì, faceva parte con Stefano facciamo spesso diciamo, ci becchiamo spesso in aula. Certo, vabbè, co come darvi Ci torto. becchiamo nel senso che è capigliato o vi vedete? Discutiamo, no, nel gente. senso che Discutiamo. proprio ci pizzichiamo Ci spesso, perché pizzichiamo. insomma. Senta, signor Crimi, lei ieri faceva parte della delegazione del Movimento 5 Stelle che ha incontrato il PD sulla legge elettorale. No, Crimi, Toninelli, Fico da una parte, Rosato, Zanda e Fiano dall'altra. Ecco, com'è andata? Dove vi siete visti? Cosa avete mangiato? Cosa vi siete detti? Allora, cominciamo dal cosa abbiamo mangiato. Sì. Niente, no, ci siamo andati, è stato un incontro serio, Ma dove vi siete ovviamente, visti? siamo andati lì. Da voi o Dove da eravate? loro? No, alla Berlinguer, la sala Berlinguer che era nei locali del PD, Sì, quindi da basta, loro? siamo andati lì, da Casa, loro, casa. sì. Avete parlato qualcosa voi? Avete portato Ma dei da loro? pasticcini? No, non abbiamo portato i Niente, pasticcini, mani volevo portare vuote dei siete fiori, ma non andati. c'era neanche una donna, No, allora questo è certo. stato un po' un problema. Ma senta, come mai non avete fatto lo streaming? Ma perché trattava di un incontro interlocutorio, insomma, non, in merito ai lavori sulla legge elettorale, in commissione, infatti di Roba fatto l'interlocutore tecnica. principale era Fiano, che è il relatore in commissione, Sì, ma non era un com'era incontro, diciamo, l'atmosfera? Che aria politico per c'era? niente. Amichevole, tranquilla? L'atmosfera, noi abbiamo portato le nostre istanze, che Sì. comunque erano già note al PD, le Sì. abbiamo messe, diciamo, proprio nero su bianco, in maniera chiara, e ci è loro? sembrato che da parte del PD ci fosse la volontà di accogliere questo Accogliere. tipo Ma di non le fate un po' proposta. impressione? Perché sono anni che vi attaccate in ogni modo. No, 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 alleanze, no, niente, niente, niente. E avete parlato ieri, insomma, faceva un po' Ma impressione. infatti, ma la cosa strana in tutto questo è che dopo anni e anni che proponiamo un modello che sia il più possibile Sì. vicino al proporzionale, adesso, dopo anni e anni e anni, finalmente qualcuno dice sì, il maggioritario ormai forse un po' tramontato, così una certa Berlusconi. corte Ma vi davate costituzionale. del tu o del lei? Forse avevano ragione i grillini, ma diciamo questo. Sì, vabbè, adesso non chiediamo troppo, Vabbè, ma signor voi non Crimi. avete Non detto, tiriamo troppo la ma voi non corda, avete non detto, tiriamo ve troppo. l'avevamo detto, ve l'avevamo detto, non l'avete No, detto? no, no, questa volta no, ecco, forse magari più in là Senta, ma vedremo, del tuo dipende da come o vanno le cose, del non potremo lei, dire. signor Crimi, vi davate? No, regolarmente ci si dà del tu, Del tu, si dà del tu. ma ha Sono parlato. stati gentili tutti quanti? Chi è stato più gentile, Tutti Zanda, Rosato o gentili, Fiano? tutti gentili, tutti gentili, Ma no, no, tutti e c'erano tre gentili, delle forze guarda. dell'ordine intorno o. No, no, c'era un tavolo in mezzo per evitare, diciamo, che si Ma vi siete potessero dati la ecco, mano alla fare. fine? Beh, sì, anche quello ci sta, Cioè, insomma, è proprio la giusto mano, nel senso comunque. che voi dei 5 Stelle avete dato la mano a quelli del PD e ve la siete stretta uno con l'altro? No, chiedo se. Crimi, ma se non No, ricordo male, certo. fuori dalla Berlinguer c'è subito un bagno, però, No, vero? ma. C'è subito il bagno, quindi siete corsi poi a lavarvi le No, no, vabbè, ma mani. quindi, insomma, non avete brindato perché non Da c'era bere? i No, No, non vi hanno quello offerto magari niente brindere, loro. quello dovranno brindare gli italiani se avranno la legge elettorale in futuro, in Certo. quel caso potranno brindare, ecco, credo Ma che sia giusto. momenti Diciamo che di a tensione. parte gli scherzi, No, no, insomma, siamo serissimi, è un grande. no, è in parte un momento serio, nel Certo. senso che è stato un momento di importanza secondo me per il paese, perché forse si riesce ad avere una legge elettorale Certo. costituzionale, Ma non la avete migliore parlato legge. di anche della data? Beh sì, certamente, è chiaro, prima possibile, una volta che c'è la legge elettorale, secondo me non si può ancora Cioè prorogare questa settembre agonia. Ottobre? Guardi che la simpatia Geppi deve Ma organizzare nel momento sempre. in cui, fare un Guardi, la weekend? dico, andiamo molto più semplicemente, nel momento in cui c'è la legge elettorale, se viene approvata, come Sì. sembra, al più presto possibile, 1 o 2 settimane alla Camera, nell'arco di 2 o 3 settimane al Senato, poi si possono sciogliere le Camere, quindi Sì, siamo già ai primi di ma luglio, significa votare a settembre. avete fatto delle date? Avete detto il 10, il 24, il 17? Non sta a noi decidere quando si vota, Sì, questo che no, ci dica la certo, sala è Presidente della chiaro, Repubblica, poi scioglie. anche in funzione dello Sì. scioglimento delle Camere, in funzione di tutte le sue considerazioni, quindi questo credo che anche un governo dovrebbe, diciamo,
evitare di dare date oggi. Ma avete capito come si fa a far finire? Non è nella disponibilità del governo, del Parlamento. Ma e come si fa a far finire la legislatura? Ne avete parlato? Cioè la fa cadere il PD, si dimette Gentiloni? Ma nel momento in cui dovesse passare la legge elettorale, chiaramente è probabile che alcuni pezzi del governo si sfilino dal governo e questo comporterebbe un venir meno perché Grillo ha detto 10 settembre, il PD le sembrava possibilista anche sul 10 o... Sì, anche il 24 agosto, insomma, non è un problema. Ma cosa vuol dire non è un problema? Cosa dici non è un problema? 24... Così ci hanno detto. Cioè, hanno detto anche 24... Ma dicono tante cose i politici. Non ci credo. Non l'hai notato? Dimmi chi è stato a dire il 24 agosto. Hanno detto, ma 24 è domenica, 24 agosto, siamo sicuri? Non lo so, ho buttato una data a caso. No, signor Crimi, guardi che non è domenica il 24, è un giovedì, quindi è il 27 di agosto forse. Vabbè, quindi voi forse anche un po' prima, ma anche per Ferragosto non è un problema, noi non abbiamo problemi ad andare a votare. Assolutamente. È dal 5 dicembre che lo Senta, diciamo. Ma poverino, c'è gente che va, cioè qualcuno va in vacanza per dire. Ma io consiglio a tutti, per esempio anche a coloro che vogliono candidarsi sì. parlamentari, di prenotare con l'assicurazione di viaggio. Certo, perché si può votare. Signor Crimi, e Bonafede le ha ridato la cravatta che va lasciato qui? No, non me l'ha ancora ridata. Ma come no? L'avevamo sulla pecora, l'abbiamo tolta la pecora per restituirtela. La chieda a Bonafede. No, guardi che Bonafede è uno che traffica di cravatte. Bonafede, si ciura le cravatte di Crimi. Grazie, signor Crimi. Ci saluti Zanda. Domani lo vedo e glielo dico. Adesso